Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Entrenò. E Ugo Lombardi, buonasera. Saluto Ugo Moreno, il nostro regista da Modena. Ciao Buonasera a tutti quanti. Ugo. E do naturalmente il benvenuto al primo ospite di questo pomeriggio. Abbiamo in linea con noi Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro Onlus nel rione Brancaccio di Palermo. Buonasera Maurizio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi e grazie a voi. Allora, Maurizio Artale, come vi dicevo, è presidente del centro di accoglienza Padre Nostro a Palermo e assieme a lui e più tardi alle 19 con padre Alex Zanotelli parleremo degli ultimi fatti di cronaca molto gravi riguardanti i due ragazzi accoltellati a Napoli che hanno riportato danni gravissimi, delle lesioni inferte da cosiddette baby gang, anche se cercheremo di capire se questa, Maurizio, è una definizione corretta. Io però adesso passo la linea a Ugo per i saluti al network e ci ritroviamo fra pochissimi minuti, anzi secondi, con tutti voi amici ascoltatori. Prego, Ugo. Grazie Antonella. Ormai, come dico sempre, da diverso tempo Radio Saiuz si avvale della collaborazione di alcune web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modera Neo Radio, e poi Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook, sotto Radio Saiuz, mi raccomando, la chat è aperta, come anche sul nostro sito al link di www.radiosaiuz.it, anche lì la chat è aperta e consiglio sempre di iscriverci. Con questo è tutto, ti ripasso la linea, Antonella. Grazie Ugo. Allora Maurizio, bentrovato, grazie per essere con noi questo pomeriggio. A voi, voi. Allora Maurizio, abbiamo introdotto l'argomento della trasmissione, ma è chiaro che desideriamo parlarne in senso più ampio. I fatti di cronaca a cui facevo riferimento riguardano proprio le aggressioni subite da due adolescenti ad opera di ragazzi poco più che adolescenti, in taluni casi bambini, e riflettono sicuramente un'immagine di questa fascia di popolazione priva di riferimenti, una fascia di popolazione in evidente difficoltà. Abbiamo sentito, Maurizio, in televisione l'opinione espressa da sicuramente personaggi autorevoli, ma che non vivono, a differenza tua, la realtà di cui si discute. Innanzitutto partiamo da quella definizione che non so se sia corretta. Baby gang, Maurizio, è corretto definirlo così secondo te? Ma vedi, il principio che noi dobbiamo comprendere all'inizio è questa: se uno dice baby gang è come se vuole ridurre la portata del fenomeno, cioè dalla serie sono cose da ragazzi, e noi ce lo sentiamo sempre dire qua, vabbè, ma su picciriddi nel gergo si dice. Non si sa invece che questa espressione vuole in qualche modo tutelare questi bambini che poi diventeranno i killer del futuro. Noi abbiamo appunto delle testimonianze di chi per esempio ha ucciso Padre Puglisi, che cominciò la sua carriera di gangster, di killer, proprio all'età, come dire, giovanile, 15-16 anni, e cominciavano proprio così, facendo i furti, mettendo l'attacco nei catenacci, incendiando una macchina, cioè facendo valere, facendo vedere qual era il valore, ecco, della loro capacità. E paradossalmente chi è che li promuove questi ragazzi? Visto che la società, tra virgolette, civile li ha esclusi dal circuito scolastico, li esclude dal circuito formativo, li esclude da tutto quello che è legale, gli unici che gli danno un riconoscimento purtroppo è la malavita, le mafie organizzate, perché a secondo la capacità di efferatezza del ragazzo, loro salgono nella scala, come dire, della professionalità, tra virgolette. Quindi se tu sei capace a incendere una macchina è una cosa, se invece tu accoltelli una persona diventa, diciamo, un punto a vantaggio. Quindi noi questo l'abbiamo sempre denunziato, nel dire attenzione, perché i quartieri oggi sono diventati il terreno dove cresce la manovalanza delle mafie. Metti pure il problema che si sta allargando, che non essendoci più le mafie che controllano il territorio come una volta, queste baby gang diventano autoreferenziali. Cioè agiscono senza più nessuno che gli dice quello che devono fare, cioè sono fuori dal controllo della malavita stessa. Ecco perché la cosa diventa ancora più complicata e molto più grave. Quindi,
le associazioni come il Centro Padre Nostro, ma ce ne saranno sicuramente altre in Italia, sono quelle che stanno dentro il territorio e che sono l'unico, come dire, luogo di incontro per questi ragazzi. Allora le istituzioni devono stare vicine a questi centri, non possono dare il loro contributo un anno sì, un anno no, poi con i ritardi nei pagamenti, nei servizi che fanno, perché il rischio qual è? Di non dare continuità. Fortunatamente il centro da 25 anni lavora a Brancaccio e ha avuto sempre continuità, nonostante tutto. Perché? Perché c'ha uno zoccolo duro che sono i volontari. Ora, non tutti però sono organizzati come il centro, allora noi capiamo le difficoltà che possono avere le altre associazioni, però il rischio di nominarli baby gang è quello di volere dire sono cose da ragazzi, e no, cose da ragazze non sono invece. Pronto? Antonella, Ugo? Adesso sì, va... abbiamo avuto un piccolo un momento problema di blackout. Sì, non so che cosa avete sentito di quello che ho detto io. No, no, mancano gli ultimi 10 secondi. Le ultime parole. Ah, no, dico, quindi è un, come dire, un rischio elevato chiamarli baby gang, come se non si volesse dare importanza, perché questi ragazzi diventeranno sempre più efferati nei crimini. Maurizio? Sì, ti sento. Ecco, ma questo fenomeno, diciamo che viene minimizzato anche nella, dalla, dagli organi di stampa, o perlomeno, come dicevi bene, vengono un po' così sminuite le loro azioni, è un fenomeno avulso dalla, dalla criminalità, diciamo, adulta, o è un fenomeno collegato? No, assolutamente, ho proprio detto che invece quello è il vivaio, sono strettamente collegati. Allora, oggi la giustificazione qual è? Che è aumentata la fascia del disagio sociale, la gente viene sfrattata, non c'è più lavoro. E ti faccio l'esempio di Palermo, prima gli ambulanti riuscivano a portare a casa quei 10 euro, oppure raccogliendo ferro vecchio, oggi manco questo possono fare più, perché allargando la fascia del disagio ci sono più ragazzi che stanno per strada. E allora c'è la guerra, ma veramente dico la guerra, le strade non sono più sicure. Allora questo diventa... per la mafia il terreno dove loro osservano, è come quando c'è l'esperto di calcio che va a fare l'osservazione nei campi di serie A, di serie B, di serie C, perché comincia a osservare il campione che verrà fuori domani. E quella stessa cosa succede nei quartieri come Brancaccio, come Falsomiele, come Lo Zen, come il Ceppe, come Borgo Vecchio, come Borgo Nuovo. Maurizio, noi conosciamo molto bene la realtà della periferia della nostra città, ma abbiamo anche avuto modo di visitare il centro Padre Nostro la scorsa estate e abbiamo visto il luogo in cui operate, abbiamo visto le condizioni in cui lo fate e ci siamo ben resi conto delle difficoltà che sicuramente affrontate ogni giorno. Poco vi sono accanto le istituzioni e questo lo testimonia le difficoltà economiche che avete avuto qualche tempo fa. Allora, questa mancanza di volontà è data da una certa incapacità che volendo potrebbe anche essere recuperata o c'è proprio una precisa volontà di ignorare l'esistenza di realtà come le vostre? No, io dico sempre magari ci fosse la volontà, vuol dire che dall'altra parte c'è qualcuno che ha progettato un'azione di contrasto al bene, ma non è così, la cosa peggiore è questa. Cioè, io capisco che in qualsiasi attività umana c'è l'inizio, come dire, che uno fa l'apprendistato, impara lavorando. Il problema è che ci sono delle classi politiche che si sono succedute nel tempo che hanno avuto l'arroganza di non solo non sapere niente, ma di dettare le leggi. Allora, se per esempio noi siamo stati costretti negli anni precedenti a trovarci a dover fare delle denunce, delle cause contro le istituzioni e vincerli tutte, vuol dire che da parte c'è una disattenzione, ma una disattenzione voluta proprio all'incapacità di comprendere non solo le norme, ma anche a che cosa ci stiamo riferendo. Quando tu, ti faccio un esempio, devi dare un contributo a una fascia di associazioni e per il 2017 fai il decreto il 29 di dicembre del 2017, gli dici che li deve spendere entro il 31 dicembre del 2017,
che cosa gli stiamo dicendo? Qual è il messaggio? Il messaggio è che tu questi soldi non li spenderai, perché in un giorno non è che tu spendi 3, 4, 500 mila euro eventualmente che loro ti avrebbero dato. Allora là ci vuole la capacità di chi già sa questa difficoltà amministrativa a progettare i finanziamenti e ti fa rischiare, perché io già i soldi li ho spesi prima nell'attesa che mi arrivasse quel decreto. Ma se quel decreto non arrivava, io avrei creato un danno al centro Padre Nostro di 500-600 mila euro. Ma siccome io sono una Ollus, io non posso spendere soldi che non ho. Quindi qua si gioca su che cosa? Sull'interpretazione, si gioca su quello che è, diciamo, rischiamo, il rischio. Noi fortunatamente abbiamo il nostro fondatore, che è il Beato Giuseppe Puglisi, che si ispirava e credeva tantissimo nella provvidenza. Ed è quello che abbiamo fatto noi. Noi non saremmo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto se veramente non ci fosse stata la mano della provvidenza e il Beato Puglisi che ci segue tutti i giorni dall'alto. Perché tutto quello che abbiamo realizzato in 25 anni l'abbiamo realizzato con tanta sofferenza e tanti sacrifici. Però una cosa è da dire, l'abbiamo fatta. Quindi significa che se tu non ti fai ferire nella tua voglia di fare, se non ti fai minare la volontà, se non ti fai rubare e rapinare la speranza, le cose si fanno. Però ci vuole veramente, credimi, tanta fede nel continuare un'opera in terreni difficili come Brancaccio. Maurizio, ma al di là di quelli che sono i fattori, come tu dicevi, culturali, diciamo economici, quelli di disadattamento, ma quali sono i livelli, i limiti entro i quali un ragazzo, diciamo, che vive in un ambiente disadattato decide di scegliere una strada piuttosto che un'altra? Quando possiamo dire che magari la maggior parte dei ragazzi decidono di venir meno alle leggi che dovrebbero avere dentro di sé, quelle morali, che magari nessuno gli ha trasmesso, ma quando e qual è il livello? Quando lui va girando e va bussando tutte le porte e si trova tutte le porte chiuse. Ti faccio un esempio. Ci sono bambini che, finita la scuola media, non hanno più le capacità di andare avanti. Allora devono però completare l'obbligo formativo. La regione siciliana per questi ragazzi fa dei corsi di formazione. Però se tu questo corso lo fai partire con 3 anni di ritardo, quel ragazzo è rimasto per strada 3 anni. Ma tu pensi che questo lo recuperi più? Nel frattempo il ragazzo che ha 15 anni, 16 anni, ha messo incinta una bambina a 14, a 15 anni e c'hanno pure un figlio. Allora vanno a scassare una casa per abitare, devono rubare la luce, rubano l'acqua e nel frattempo comincia la sua vita di delinquenza. Allora se noi intercettiamo invece il bisogno del ragazzo, che è quello di che cosa? Ti chiede la formazione, la devi dare nel tempo giusto però, chiaro. Secondo, una volta che l'hai formato, devi avere la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Perché se gli è precluso, perché la sua fascia di formazione è, diciamo, bassa, che è quella di chi può fare la guardiania, che può fare le pulizie, allora questo ragazzo che fine farà? Quindi lo sai quante persone, quanti ragazzi a noi ci chiedono il lavoro? Quando io cammino per le vie di Brancaccio, mi fermo e dico: Mori, me la trovare un travaglio. Ti chiedono il lavoro, non ti chiedono di guadagnare soldi. Ti dicono: anche se guadagno 20 euro al giorno, per me vanno bene. Perché la nostra fortuna è che queste persone riescono a vivere anche con 10-20 euro al giorno. Contrariamente invece alle persone che in qualche modo sono abituate a fare altro. Ma questi vivono in Tuguri. Noi abbiamo fatto quest'anno dei progetti che, grazie a una ditta di Palermo, Leroy Merlin, noi compravamo i materiali e loro ci davano la mano d'opera. Abbiamo ristrutturato 3 case. Vivevano in luoghi che dire igienicamente non adatti è un eufemismo. Neanche i maiali ci potevano stare là. Però grazie a questo intervento, come dire, coordinato, gli abbiamo dato una speranza. E allora lui si è interrogato, ha detto: ma se tu, che non mi viene niente, mi stai facendo questa cosa gratuitamente, allora io posso fare qualche cosa anche per te. Allora viene a fare il volontario. Una volta mi pulisce la villetta, una volta mi apre il centro corrente sportivo, una volta mi fa un'incombenza, capito? Allora si entra in un circuito, ma il circuito deve essere quello positivo. Ma se loro si trovano tutte le porte chiuse dalla parte istituzionale, a chi si devono rivolgere? Quindi loro non sono nelle condizioni di scegliere. Perché giusto tu dicevi, quando loro scelgono, questa la verità è che non possono scegliere.
Maurizio, quello che tu hai detto io trovo sia più che condivisibile. I ragazzi chiedono formazione, chiedono lavoro, perché effettivamente siamo abituati a bollare un po' questa generazione, considerandola una generazione di fannulloni. Qualcheduno tempo fa trovò una definizione che in questo momento mi sfugge, i Bamboccioni, bamboccioni. Uno tempo fa li ha definiti bamboccioni. Insomma, viene sempre comunque data un'immagine spregiativa di questa fascia di popolazione, perché ricordo, anche loro fanno parte del popolo, anche loro sono cittadini italiani. Allora, in prima battuta, quale dovrebbe essere secondo te il provvedimento da adottare per rendere minore questa distanza tra questa fascia di popolazione e la cosiddetta società civile? Allora, noi possiamo essere, come dire, quella fascia di intermediazione fra le istituzioni e questa fascia sociale debole. Allora, io capisco che come dire, gli enti locali, le regioni, i comuni non possono assumere tutti, perché d'altronde non c'è lavoro per tutti. Però noi possiamo fare dei lavori di pubblica utilità o di sociali, come si diceva una volta, e riusciamo ad avere dei contratti più agevolati rispetto a loro. Ti faccio un esempio. Neanche qualche mese fa hanno dato fuoco alla passerella che c'era nel mare prospiciente a Brancaccio. Sì. Si chiamavano i famosi bagni virgini. Questa passerella per costruirla la regione siciliana ha speso 2 milioni e mezzo. Per fare la guardiania per un anno ne hanno speso un altro milione. È andato tutto in fumo. Che cosa, qual era la proposta che abbiamo fatto noi? Se voi la assegnate al Centro Pare Nostro, noi attraverso i detenuti in esecuzione penale esterna, là ci facciamo la guardiania, le pulizie, gli compriamo 50 ombrelloni, 50 sedie a sdraio e facciamo il solarium di Brancaccio. Questi cominceranno a guadagnare qualche cosa in maniera onesta. Però tra le beghe, fra la regione, il comune, l'ente porto e la sovrintendenza, in questi 5 anni cosa è successo? Che hanno distrutto tutto. E così è tutto così. Allora io dico, se noi viviamo il territorio e grazie alle nostre reti possiamo fare dei servizi che voi non potreste fare. Un altro esempio, il comune di Palermo per fare e gestire un asilo nido ha bisogno di 500.000 euro. Il Centro Pare Nostro gli tiene uno spazio aperto con 90.000 euro. Con 500.000 euro io gli ne do per Brancacci 5. Allora io dico, perché non si fa un tavolo dove ci si siede e dire bene, io do il finanziamento a te e tu mi chiedi il servizio. Io assumo questi ragazzi che altri non potrebbero assumere perché ci vuole il curriculum, perché ci vuole l'attestato, perché ci vuole la formazione. Io me li formo io. Quando il detenuto lavora con me 3 anni mentre è in esecuzione penale, quando esce fuori, io gli ho dato degli incarichi, li abbiamo assunti. Noi abbiamo assunti 7 detenuti. Ci sono dei detenuti che la mattina vanno a prendere i bambini a scuola, a casa, e li portano a scuola col pulmino. Ed è una sinergia che abbiamo fatto col comune e la scuola. L'AMAT mette il pulmino, la scuola, i ragazzi e il Centro Pare Nostro le persone che li accompagnano. Cos'era successo? Che l'AMAT ha detto io ho portato i pulmini del comune a Brancaccio, li hanno vandalizzati, non glieli mando più. Allora abbiamo fatto un accordo dove ho detto non ti preoccupare, ci penso io per la guardiania. Abbiamo creato 2 posti di lavoro. Dice, ma quanto guadagnano? 400 euro al mese? Ma già una cosa. E 400 li guadagnano qua e altri 200 perché va a fanno la serra dove noi abbiamo 5.000 metri di terra che ora gli sto costruendo questa serra dove loro possono piantare degli ortaggi e venderseli al mercato ortofrutticolo. Sono tante piccole azioni. E loro, quando tu gli dai fiducia e li metti nelle condizioni, sono gente che lavora. Quindi sul fatto di dire quello è delinquente, è stato in carcere e non vuole lavorare, c'è un 10% che è così, ma il 90% degli altri è gente che ha bisogno e vuole un'altra occasione. E lo Stato non può non dargliela. Ma all'interno di queste, Maurizio, di queste percentuali non possiamo non fare a meno di rilevare che ci sono in cosiddette baby gang, anche diciamo dei ragazzi che vivono in maniera agiata. Ultimi episodi hanno trovato anche la presenza di ragazzi benestanti. E quali potrebbero essere, secondo te, i motivi per cui questi ragazzi delinquono? Quello è un altro problema. Perché
Il problema è che i ragazzi di oggi non hanno più valore a cui ispirarsi. Il problema di oggi sono ragazzi vuoti. Qual è la preparazione che ci danno a scuola? I nostri insegnanti non sono più all'altezza di gestire classi di 25 che non hanno più rispetto dell'insegnante. I nostri insegnanti sono sottopagati. Arrivato a un certo punto, quando arrivano in classe, io lavoro a scuola e ti parlo con cognizione di causa, quando cominciano a capire che è una lotta impari e che se mettono 4 al ragazzo, poi all'uscita c'è il padre che li picchia o gli dà fuoco alla macchina, ma quello dice, ma a me chi me lo fa fare? Allora il problema è anche quello. Io ho fatto una proposta nel dire, cominciamo a piazzare le telecamere in tutte le scuole, ma non per denunziare gli insegnanti, per capire lo stato dell'istruzione oggi in Italia qual è. Dopo di ciò si dà il materiale che abbiamo raccolto, si dà psicologi, psicopedagogisti, psicoterapeuti, filosofi, teologi, e si dice, bene, lo stato della scuola oggi in Italia è questo, e si fa per farla crescere. Perché i ragazzi escono da scuola alla terza media che non sanno leggere e scrivere, non sanno formulare un pensiero. Prima i ragazzi ti dicevano, mi ricordo i nostri tempi, ecco, voglio fare l'avvocato, voglio fare lo scultore, voglio fare il... insomma, avevamo le arti, no? Poi ci fu il periodo, voglio fare il cacciatore, voglio fare la velina. Oggi lo fai se tu gli dici a un ragazzo che vuoi fare da grande, che ti risponde. Ti dice, come diciamo a Palermo, boh, un usaccio. Cioè, non sa più neanche qual è il panorama che gli si pone davanti. Insomma, e questo è quello che stiamo creando noi. Prospettive, sentono di non avere prospettive. E in questo sentono di non avere prospettive. No? E trovano la forza nel gruppo. Se tu vieni a Palermo e vedi Piazza Politeama il venerdì, il sabato, tu vedi almeno, dico almeno 1500 ragazzi che sembrano che stanno insieme, ma sono delle vite singole, perché stanno accanto tutti col cellulare in mano. Ognuno di loro è assente, sono isolati. Allora, quando c'è quello che vuole fare una cosa diversa del gruppo, che significa buttare la benzina su un barbone e dargli fuoco, oppure fare lo scippo a qualcuno, ma è per loro una bravata, ma che non è una bravata, è l'inizio della loro fine. Ma questo, stiamo parlando di un'altra categoria di ragazzi, sono quelli che hanno una famiglia per bene, che purtroppo non seguono più i loro figli, perché a casa non si parlano, perché ognuno è preso, la moglie perché lavora, il padre perché lavora, tutti e due lavorano e si devono ammazzare la vita per produrre sempre denaro e per fare, come dire, lenire la mancanza di affetto, gli comprano l'ultimo cellulare, l'ultimo motorino, l'ultimo televisore, hai capito? Ma così dove stiamo andando? Stiamo costruendo una società che non ha più nessun valore. Quindi figure come quelle di padre Puglisi è importante che si diffondano all'interno delle scuole. Peppino in passato, l'altro ieri abbiamo partecipato con i ragazzi del centro a un convegno, i corsi di formazione politica che faceva Gersanti Mattarella, si iscrivevano ragazzi, la maggior parte degli iscritti erano ragazzi a 14 e 15 anni, impensabile oggi. Oggi i ragazzi a 20 anni manco sanno che cos'è il voto, non sanno che cos'è il Parlamento, come si fa una legge. Capito? Questa è la differenza. Purtroppo Maurizio, sei andato via con la voce, non abbiamo capito cosa hai detto gli ultimi secondi. L'altro ieri abbiamo partecipato con i ragazzi del Centro Padre Nostro a un convegno sui corsi di formazione politica che faceva Piersanti Mattarella. Sì. La maggioranza dei partecipanti erano ragazzi dai 15 ai 16 anni. Oggi è impensabile che un ragazzo a 15-16 anni abbia un interesse per la collettività, per la cosa pubblica, per la politica. Oggi se dice un ragazzo che si sta affrontando ora per le nuove elezioni, che vai a votare, che cosa voti, che cos'è il Parlamento, il Senato, non ti sa parlare, non ti sa niente. Quindi, sì, c'è una distanza enorme. Ma la carenza è dentro le scuole. Noi siamo supplenti. Chiedo scusa Maurizio, eppure ho colto in quello che dicevi prima una mancata connessione, un mancato dialogo fra quelli che dovrebbero essere i presidi, diciamo, della società. Voglio dire, le strutture preposte, quelle politiche, quelle istituzionali, forse dovrebbero dialogare un po' di più, anche perché, diciamo, buon esempio di quello che fanno, riescono a farlo quando hanno creato le organizzazioni per raccogliere i migranti. In quel caso sono riusciti e riescono
in molti casi a dare una buona assistenza, non riescono a farlo con i nostri. Ma lo sai perché? Perché come diciamo noi, se non c'è il morto, la gente non si muove, le istituzioni si muovono per le emergenze. Ma è così difficile mentre stai pensando all'emergenza a cominciare a programmare e progettare gli interventi? Ti faccio un esempio, noi 4 anni fa avevamo fatto, abbiamo progettato, si chiama Brancaccio 2.0, era un progetto che vedeva coinvolte tutte le istituzioni. L'abbiamo ripreso 4 anni dopo perché il prefetto e il sindaco di Palermo finalmente hanno detto effettivamente c'è un progetto che bisogna portare avanti. E grazie all'intervento del sindaco, all'intervento del prefetto, ci siamo seduti intorno a un tavolo in prefettura e stiamo cominciando a progettare. Ma ci sono voluti 4 anni. Però in 4 anni quanti bambini abbiamo perso? Quanti adolescenti abbiamo perso? Quanti adulti abbiamo perso? Capito? Allora, siccome non ci sono i morti che contiamo più per strada, è come se l'emergenza non fosse più vera emergenza. Ecco perché abbiamo detto baby gang, dobbiamo dire questa è delinquenza, non è baby gang. Certamente Maurizio, infatti queste sono situazioni che vengono analizzate soltanto nel momento in cui si verifica un evento grave, come i due che si sono verificati a Napoli non molto tempo fa. Esatto. Quindi è chiaro che poi qui c'è una, come dire, una mancanza da parte del sistema informativo, comunque anche quello pubblico, no? Quello di largo spettro, perché non possiamo. Signora Felicetta? Pronto? Signora Felicetta, ci sente? Scusami Maurizio. Sì, prego. Sì, la sento però sempre in lontananza, le passo Padre Ale. Grazie, noi siamo in diretta, sì. Pronto? Maurizio. Padre Alex, buonasera, siamo in diretta. Pronto? Su Radio Saiuz. Padre Alex? Sì? Ci sente un po' meglio adesso? Siamo in diretta. Va bene, vai. Ci proviamo. Allora, Padre Alex, noi siamo in diretta e abbiamo con noi Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro di Palermo, a Brancaccio. Mi dia solo un secondo, attende in linea Padre Alex, non ci sta. Allora Maurizio, come hai sentito, abbiamo in linea Padre Alex. Sì, io volevo però concludere con una cosa. Attenzione però, perché non è che possiamo dire che sono sempre le istituzioni. Io ogni volta che succedono questi fatti vedo che poi ci sono fiaccolate, cortei, dove scendono tutti i paesi, tutto il paese, tutto il quartiere. Ma dove sono queste persone quando invece guardano che ci sono ragazzi che fanno queste cose? Ognuno si fa i fatti suoi. Esatto. Il problema è sensibilizzare anche la comunità, quartiere, città, paese, che deve cominciare a capire che se ci sono ragazzi che si comportano male, è meglio fare una denuncia preventiva prima e non poi la fiaccolata che piange il morto. Esatto, ma non solo la fiaccolata, non solo fare qualcosa prima, comunque tenere l'attenzione sempre alta, perché è un fenomeno, e i dati lo rivelano, in crescita, quindi, e sta andando sempre peggio comunque, quindi è importante monitorarlo continuamente, non solo quando c'è l'evento grave. Infatti. Maurizio, rimani con noi, non ci lasciare, no. Perché vabbè. Sì, così abbiamo modo di confrontare le due situazioni. Padre Alex, mi sente? Un attimo che è caduto, Antonella, sto provando a recuperare la chiamata. Caduto. Ecco, però io volevo fare una domanda, ma anche una proposta, cioè, credo che l'avrà già messa in essere. Maurizio, perché non istruire? 3, 3, 3, 3, 7. Non è raggiungibile. Perché non istruire, come tu fai molto bene, perché non istruire un gruppo di ragazzi, quelli più intelligenti, quelli più preparati, e fare presentare a loro questi progetti, alle istituzioni, cioè essere loro i primi, come si dice, interlocutori, che fanno iniziative, in modo che possono essere loro a presentare un progetto di inserimento nel lavoro. E quale migliore, diciamo, presentazione se non fatta da loro, e naturalmente istruiti e portati avanti da istruttori come la tua persona, come te, come altri, insomma. Potrebbe essere un'iniziativa, diciamo, non so se l'avete già fatto, ma potrebbe essere. No, noi
abbiamo un gruppo di adolescenti che abbiamo, che stiamo crescendo, visto erano bambini, oggi chi ha 18 anni, chi ha 19 anni stanno finendo gli studi, e quindi è un gruppo che noi stiamo preparando, perché speriamo, ecco, che loro possano essere in qualche modo, come dire, quelli che continueranno l'opera di Padre Pino Puglisi, ma soprattutto quelli che devono dare speranza sia a loro stessi, ma anche al quartiere dove vivono. Loro si impegnano, sono molto sensibili. Uno di loro ha fatto un'intervista su Repubblica l'altro giorno perché andrà al voto per la prima volta il 4 di marzo. Ecco, io stesso sono rimasto positivamente colpito della maturità dell'intervento che lui ha fatto in quella, in quell'intervista. Quindi è vero. I ragazzi poi, come dire, i semi che tu gli metti dentro li fanno crescere, li sanno custodire, però c'è bisogno della frequenza, c'è bisogno, come dire, dell'accompagnamento. Non puoi dare una cosa e dire vabbè, ora fatti la passata. Quindi No, io suggerivo, Maurizio, suggerivo di indicare quelli più grandi, più adulti, quelli più preparati, i promotori di iniziative di dialogo con la parte politica. Sì, sì, no, ma loro stanno al tavolo con noi quando facciamo le proposte. Eh? Cioè non è. Allora, quando il centro presenta una proposta è perché coinvolge tutti gli attori che lavorano al centro. Quindi sono compresi quei giovani. Se noi siamo riusciti a diventare catalizzatore di alcuni lavori dati ai giovani, è perché loro, dopo che hanno fatto un cammino insieme a noi, si sono dimostrati affidabili. Perché noi quello che gli diciamo è questo: se tu dimostri a un datore di lavoro che sei coscienzioso, che lavori con amore, che sei affidabile nel servizio, ma mi spieghi il motivo per cui il datore di lavoro non ti debba tenere nella sua impresa, capito? Allora non devi fregare chi ti dà il lavoro, ma gli devi fare capire che tu sarai un'unica cosa con quel datore di lavoro. Però la politica del lavoro oggi non è a favore di chi lavora, capito? Quindi sono, ti ripeto, sono tanti tasselli che, se messi assieme, penso che riusciamo a dare veramente delle ottime risposte. Completano il mosaico. Riferendomi, Maurizio, a quegli interventi di cui tu parlavi, che sono stati pubblicati il 28 gennaio sull'Avvenire. Sì, esatto. Oltre all'intervento di Salvo Geraci, che ha 18 anni e che ha frequentato il vostro centro, c'è anche quello di una ragazza di 19 anni, Edison. Sì, che invece esprime chiaramente la sua perplessità, la sua incapacità di comprensione. Io, rispetto al mondo politico e alla proposta politica che viene fatta in questo momento di campagna elettorale, no? Io non so se sia un'incapacità di Edison o una incapacità della politica. Probabilmente non c'è nessuna attenzione rispetto a questa fascia di popolazione. Non è spiegabile, considerato che quelli sono la futura classe dirigente? Certo, ma perché allora ancora i politici di oggi, nonostante si credono i politici della seconda o terza repubblica, ormai non so più come chiamarli, si credono ancora di avere a che fare con un sistema affaristico nella ricerca dei voti. Tu non devi più convincere i ragazzi e fargli capire le cose, perché vai dal padre, ho bisogno di voti e cercami i voti, poi sei tu che devi trovarmi i voti. Una volta si facevano i bei comizi, perché uno si metteva in piazza, si metteva là e doveva convincere le persone, doveva essere credibile. Ma se oggi tu, poni caso, ti metti davanti al televisore in un qualsiasi dibattito politico con i ragazzi, cosa che noi abbiamo fatto una volta e non l'ho fatto più, perché già ho difficoltà io a seguire quel dibattito, urla, grida, offese, ma qual è il progetto politico tuo? Qual è la tua offerta? Oggi a chi la spara più grossa tenta di che cosa? Di creare opinione e avere un consenso elettorale. Allora bisogna che i politici ricomincino a parlare con il territorio. Devono andare di nuovo nelle piazze, nei centri come il Centro Palazzo. Noi abbiamo un auditorium che abbiamo sempre messo a disposizione di tutti i partiti. Perché quando venivano al centro a chiederci i voti, io gli dicevo sempre sì, dimmi quando vuoi incontrare gli utenti del Centro Palazzo, ti faccio incontrare a Brancaccia, all'auditorium, 99 persone. Tu vai là, gli parli, se li convinci ti danno il voto, altrimenti niente. E là si incontravano col centro, con la sinistra, con la destra, con sopra, con sotto. Questo è quello che noi possiamo fare.
ma loro non sono più capaci di parlare con queste persone. Il metodo è quello di una volta. Cercano i capi lettori che ti portano 200 voti, 150 voti, quindi chi fa le cooperative, chi fa le associazioni, chi promette il lavoro. Non solo Maurizio, ma nelle campagne elettorali, quelle di, che ci propongono, per lo più, correggetemi se sbaglio, sono proposte di carattere economico, vale a dire, sento sempre parlare di riduzione delle tasse, coperture presenti o assenti, leggi di bilancio, cioè quella che viene proposta è comunque soltanto un'idea economica, quindi una monetizzazione della vita sociale. Probabilmente sarebbero altre le cose da recuperare. Sicuramente, quello è sicuramente un parametro che va tenuto sotto controllo e che va spiegato alle persone, ma non si può fare a meno di legarlo alla promozione umana, all'istruzione, alla cultura, alla formazione. Non la puoi estrapolare. Noi non possiamo ancora dire che non troviamo i soldi per le scuole, cioè perché ci stiamo facendo harakiri, ci stiamo suicidando. Allora il problema è i primi fondi che devi trovare sono per le scuole, da là usciranno i nuovi cittadini. Noi non possiamo avere delle scuole che sono degli accampamenti, a prescindere il rischio che ti crolla il tetto di sopra. Ma devi vedere con riscaldamenti, senza riscaldamenti, i banchi ormai che sono obsoleti, le villette che sono infrequentabili, non abbiamo parchi giochi, le paesi non sono adeguate, capito? Allora c'è tutto un sistema che va rivisto, è il sistema Italia che va rivisto. Questi politici ci devono raccontare come volete fare le scuole del domani, ma non del domani futuro, del domani domani, cioè dopo domani che tu sarai eletto, come sarà la scuola per mio figlio? Ci saranno gli asili nido per tutti i bambini? Oppure ancora c'è chi è fortunato e chi no? E certo, ma se tu glielo chiedi, loro sicuramente ti rispondono che vogliono garantire un'offerta più migliore, su questo non ci piove. E non No, mi devi indicare, da dove prendi i soldi, ecco perché è importante pure che si tenga sotto controllo il parametro economico. Tu mi devi dire, io le scuole le manterrò facendo così. Tutti parlano di tagli, 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 ma i tagli non arrivano mai. Eppure ognuno di loro dice no, sono stati già fatti. Però ogni giorno scopriamo che cosa? Che ormai gli impiegati pubblici, chi ha il potere di dare un'autorizzazione o meno, alla fine si lascia corrompere per 1000 euro a pratica, per 200 euro a pratica. Quindi è tramontato anche quel valore personale che ci aveva l'impiegato statale. Prima l'impiegato statale era investito quasi di un'aurea di dire io rappresento nella mia parte lo Stato, io rappresento il comune, io rappresento la regione. Ora questa appartenenza alle istituzioni non c'è più, si è persa. Ma infatti la vostra regione, Maurizio, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, è una regione a statuto speciale che percepisce fondi maggiori rispetto alle altre. E se non sbaglio mi pare che abbia anche dei, fra i vari operatori assunti, maestri di sci, insomma gente che dovrebbe vivere in montagna, invece voi siete una regione di mare, sembra molto strano, insomma. Vedi, questa informazione, per dire come la trasmissione, cioè i vigiletti, ma non si vuole mai affrontare il caso in maniera reale. Allora dire che la regione Sicilia è la regione che ha più numero di assunti di tutti è un falso, ma lo sai perché? Perché per esempio i vigili del fuoco rientrano nella nostra categoria, i forestali rientrano nella categoria sempre gli impiegati regionali, negli altri stati non è così. Da noi ci può essere pure quello che fa il professoressa Ici, abbiamo l'Etna, abbiamo le Madonie, quindi ci potrebbe pure essere. Il problema è quello che abbiamo scoperto con gli enti di formazione, dove c'erano politici che compravano degli edifici per fare dei corsi di formazione. Loro li compravano, per dire, a 500 euro al mese come affitto e li affittavano a 4.000 euro al mese. E poi lì dentro ci mettevano il cognato, il fratello, e si pigliavano i milioni di euro per la formazione. Sono politici che ora hanno candidato i figli, sono tutti là, non si muove niente. Allora io dico, quando dobbiamo mettere un punto a questa situazione e non fare tutte queste trasmissioni? Perché nelle trasmissioni si va là, si grida, si crea lo scandalo, ma si sta facendo un pessimo servizio alla politica. I ragazzi alla fine lo sai che dicono, ma tanto sono tutti uguali.
Infatti, ma si fa un pessimo servizio anche al territorio, perché poi alla fine, certo. Se viene completamente travisata la realtà, ne viene proposta una diversa, non aderente a quello che realmente voi vivete, non è solo un problema di come dire, ignoranza, ma anche un problema di malafede, perché malafede nelle informazioni. Lo sai che cosa mi sta sembrando per ora in questi ultimi anni? Ti ricordi che prima di mafia non se ne parlava, la parola mafia non era pronunziata, ora se ne fa un abuso totale, perché così dire che tutto è mafia è dire che non niente è mafia, ed è la stessa cosa che si sta facendo. La politica è merda, i politici sono tutti ladri. Allora tu dimmi se un ragazzo gli viene in mente domani di fare politica, dici ma io mi vado a entrare dove? In un pantano? Meglio starcene lontani. Allora il problema è di ridare di nuovo valore alle cose. La politica è la massima espressione che l'essere umano può avere, che può fare, però purtroppo sembra che questo non ci veda più nessuno. Ma questo non fa altro che poi andare a nutrire la folta schiera degli astensionisti, e questo naturalmente gioca a favore, perché se non decidi tu, deciderò io per te. Quindi è chiaro che dopo risulta più semplice. Non dimentichiamo che questa è la prima volta che andiamo a votare dopo 3 governi non eletti. Quindi un'anomalia che ci deve comunque far riflettere, come ci deve far riflettere anche la trasversalità del fenomeno, tornando naturalmente alle difficoltà dei più giovani, e che sfociano poi in atti di violenza assolutamente insensata ed efferata come quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi. Non è un fenomeno solo meridionale, questi no, sono assolutamente. Però vedi questi ragazzi. Maurizio, una domanda. Sì. Così, giusto per riprendere il discorso sulle baby, il termine baby gang. No, non ne sentiamo più baby gang, tanto abbiamo capito che non sono sì, baby gang. Sì, il riferimento è all'età. Sono che, gruppi grandi. Ecco, che ne pensi della proposta di portare l'età adulta a 16 anni dagli attuali 18? Ma noi questa terra la vogliamo distruggere totalmente, capito? Il ragazzo oggi ha 21 anni, manco sa di dove sorge il sole, e invece vogliamo fare a 16 anni. A 16 anni, ma tu non hai capito oggi un ragazzo a 16 anni che maturità c'ha? 16 anni, ma lo fanno? Ma loro l'hanno visto, ma è un ragazzo a 16 anni come si muove? Che cosa dice? Che film va a vedere? Che musica ascolta? Come tratta le persone? Solo si rifà crescere. Da un lato il governo fa dei progetti di volontario in servizio civile e stiamo come dire, recuperando terreno, perché questi ragazzi che non avevano mai visto un anziano piangere, un bambino soffrire, un portatore di handicap da aiutare, hanno cominciato a riacquistare contatto con la propria umanità. Allora domani a questi gli verrà difficile fare parte di una baby gang, perché sanno che cos'è il dolore, sanno che cos'è la sofferenza. Ma se uno butta la benzina di sopra e gli dà fuoco perché non capisce che sotto quelle coperte c'è una persona, ha perso la percezione, non è più contiguo, non ha più continuità con quella sofferenza. A me mi hanno insegnato che tu devi frequentare 2 cose nella vita per avere il senso della vita, anzi sono 3 veramente: le carceri, gli ospedali e i cimiteri. Se tu fai il suo percorso, comincerai a tenere conto della tua vita. Ma infatti questi atti di violenza, di vandalismo, perché purtroppo bisogna anche dire che i reati vengono coperti in tutta la loro gamma da queste bande di ragazzini, adolescenti, poco più che adolescenti, o bambini, perché purtroppo abbiamo scoperto, per così dire, che ci sono anche bambini di 10 anni e vanno in giro col coltello, bambini che vengono utilizzati come corrieri della droga, bambini che vengono utilizzati come pali durante le rapine, come messaggeri, quindi vengono impiegati come forza lavoro per le più disparate operazioni. Allora a questo punto i ragazzini che commettono atti di questo genere non stanno forse cercando di chiedere attenzione? Aiuto, quelli gridano aiuto, quelli ci stanno chiedendo aiuto. A squarciagola. Stanno chiedendo aiuto e noi vogliamo in qualche modo invece abbassare l'età della punibilità. E c'era stata una proposta di legge nel dire no, invece di che tu diventi adulto a 18 anni, già a 16 anni tu puoi essere
come dire, condannato per un reato. A 16 anni è un bambino, oggi un ragazzo a 16 anni è un bambino, ma questi non lo sanno, perché non li frequentano più. Non sono mai andati in una scuola, non hanno frequentato un centro aggregativo come quello del centro Pare Nostro, dove si sono confrontati con loro. Noi l'altro ieri abbiamo partecipato in un incontro diocesano con i volontari in servizio civile, ragazzi che vanno dai 18 ai 22 anni, 23 anni, e si parlava di cose abbastanza impegnative, quindi il mistero della Trinità, quindi non erano bazzecole. Ma quelli erano da un lato assenti per chi dice non lo capisco, ma non c'era manco l'intenzione di seguirli. Quando poi ho fatto l'incontro dopo, che abbiamo seguito quell'incontro, allora quando gli abbiamo spiegato con parole più semplici quello che voleva dire il professore emerito universitario di teologia, lo sai che mi ha detto il ragazzo? Scusa, ma perché non gliel'ha detto lui? Dice sì, hai ragione, ma tu gliel'hai chiesto. Ma a me mi sembrava male. No, tu alzavi il ditino e gli dicevi mi scusi, considerato che lei questo incontro lo fa per noi giovani, vuole usare un linguaggio a me comprensibile? Quindi cioè, ci deve essere da ambo le parti, perché questa è gente che è abituata, che può sparare tutto quello che vuole, e invece a me hanno insegnato da piccolo alza la mano, e se ti indigni glielo devi dire che ti indigni, che sennò quelli capiscono che possono fare e sfare quello che vogliono. Maurizio, scusami, siccome siamo vicini alla conclusione della trasmissione, abbiamo ancora qualche minuto, prima che Ugo ti faccia la sua domanda, vorrei che tu ricordassi ai nostri ascoltatori quali sono le attività che si svolgono nel centro Padre Nostro. Allora, il centro si occupa un po' di tutti i disagi, devo dire la verità, l'unico che non trattiamo è la tossicodipendenza, perché ci vogliono delle professionalità molto specializzate, ma il centro, i servizi che ha aperto in questi 25 anni, e noi accogliamo i detenuti in esecuzione penale esterna, abbiamo due centri aggregativi per anziani, circa 100 anziani, abbiamo un gruppo di adolescenti di 25 ragazzi, abbiamo un recupero scolastico di 130 bambini che frequentano il nostro centro, abbiamo una casa famiglia che accoglie mamme vittime di abuso e maltrattamento. Proprio la settimana scorsa abbiamo inaugurato una casa, si chiama la casa del figlio ortodico, dove accogliamo quei detenuti che non hanno più una famiglia, sono stati lasciati solo, abbandonati, e che non possono soffrire del permesso premio. Allora noi abbiamo creato due posti letto affinché loro possano venire in permesso premio da noi. Sono piccoli segni, ecco, non è che risolviamo il problema, però come diceva padre Puglisi, se ognuno fa qualche cosa, noi abbiamo dimostrato nel tempo che abbiamo creato delle possibilità, che sono delle possibilità che se le mettono in mano le istituzioni possono diventare percorribili e possono dare dei risultati. Abbiamo aperto un centro polivalente sportivo a Brancaccio che era inesistente, non c'era, e ti posso dire che è l'unico che c'è a Palermo di questa tipologia e di queste dimensioni. Quindi il centro in questi 25 anni ha aperto molti, ma molti servizi. Abbiamo il centro di assistenza legale, il centro di assistenza psicologico, diamo un sostegno alle famiglie che hanno i detenuti, come dire, che hanno i familiari detenuti, perché vedi, anche questo è un altro problema. Se arrestano il capo famiglia e la famiglia rimane senza nessuno che gli porti i soldi, secondo te chi è che li sostiene? La mafia fa pagare il pizzo e gli dà lo stipendio, ma quando esce il marito dal carcere, secondo te dove va? Si fa levare il debito, va dallo zio Tano di turno e gli dice ti ringrazio perché ti sei fatto carico della mia famiglia, che devo fare? E rientra di nuovo nel circuito della delinquenza, della mafia, della malavita, chiamala come vuoi, ma quello è condannato a non uscire più da quella parte. Ma quando ha trovato il centro che gli ha dato il lavoro, gli ha dato una mano nel dire se tu veramente sei cambiato, io ti do una mano a cambiare. Loro sono cambiati. Maurizio, io vorrei chiudere questa bella trasmissione, naturalmente con te non poteva essere diversamente, ritornando a fare alcune considerazioni che abbiamo fatto all'inizio del nostro colloquio. Questo sviluppo, questo fenomeno, diciamo, in crescita, non possiamo fare a meno di documentarlo, soprattutto, diciamo, nelle città più disagiate, soprattutto quelle che hanno probabilmente maggiori problemi di natura economica oltre che culturale. Questi fenomeni infatti non possiamo registrarli in città come Bolzano, Trento, Vicenza e altro. Allora, questo fenomeno, al di là delle situazioni contingenti,
Potrebbe essere quindi addebitato anche ad una diciamo, situazione economica, oltre che culturale. Se questi ragazzi avessero tante possibilità di lavoro, non avremmo meno delinquenza anche? Sicuramente, certamente. Noi da più di 15 anni ormai facciamo dei progetti in gemellaggio con la Svizzera. Ogni anno i nostri ragazzi, noi ci portiamo un gruppo di ragazzi dove vanno a fare un'esperienza in Svizzera e vanno a vedere che cos'è la vita di un adolescente svizzero, vanno a vedere che cosa significa la raccolta differenziata, vanno a vedere che cos'è il rifiuto, cioè la spazzatura diventa energia, questo loro l'hanno sperimentato. Allora se tu aumenti la fascia di vivibilità e quindi dai la possibilità di trovare un lavoro, ma mi spieghi il motivo perché il ragazzo deve delinquere? Lui c'ha un impegno, c'ha il lavoro, è soddisfatto, si può fare la ragazzina, il fidanzato, si compra la motoretta, può fare quelle cose che abbiamo fatto tutti nella nostra vita. Ora, non è che per dire il bambino che spacciava è nato oggi, da sempre c'è stato, perché siccome non era punibile, il genitore più spacciato, ma era criticato. Quel genitore che faceva spacciare il bambino era criticato dalla malavita stessa. Gli diceva sei un padre senza dignità. Oggi invece è diventato un luogo comune, perché comunque se il padre è in galera qualcuno la famiglia la deve campare, la mafia gli dà la gioga, la mamma fa le bustine e la mette in circolazione a chi gliela fa vendere? Al bambino. Certamente. Maurizio, noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi questa sera, per averci aiutato a capire un po', non un po' in più, per aver aiutato tutti quanti noi a capire la realtà dei territori, che ripeto, fino ad ora sono, perlomeno di uno dei tanti territori, che fino ad ora sono stati descritti da persone che ne parlano, ma non li vivono, e quindi non possono capirli fino in fondo. No, io mi posso dire che noi abbiamo una sede a Brancaccio, una sede a Falsomiele e una sede allo Zen, quindi parliamo con cognizione di causa, sappiamo che cosa stiamo dicendo, ecco. Per questo ho voluto che tu ricordassi quali sono le attività per le quali voi volontari del centro vi impegnate, perché chi ascolta possa capire che è con cognizione di causa che si parla, è una conoscenza reale, non una conoscenza patinata, una visione patinata come viene proposta il più volte, o comunque sensazionalistica. Ti ringraziamo Maurizio, ti auguriamo buon lavoro a te e a tutti. Buon lavoro del centro. Grazie sempre della possibilità che ci date di farci parlare, ecco, anche ad altri. Grazie a tutti. Grazie a te Maurizio. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. E salutiamo il nostro amico Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti, un saluto esteso anche ai radioascoltatori, alla regia di turno, che mi sembra questa sera ci sia Ugo Moreno in Modena. Bene, sono le 19:27, io sono qui collegato da Pianeta Oggi TV. Ditemi. Dici tu. Le ultime. Quali novità? Partiamo allora subito con le anticipazioni di Istria Oggi, che andrà in onda alle 45 qui da Radio Science TV. Dunque parleremo della visita dell'onorevole Laura Garavini, candidata al Senato alle elezioni politiche italiane del 4 marzo. Quindi vedremo cosa è andata a fare in Istria, poi la visita del senatore uscente eletto nella ripartizione Europa Aldo Di Biagio, a seguire ancora progetto nelle scuole della Comunità Nazionale degli Italiani, Abbazia, successo del carosello italiano, Sacchellino Mariani, 70° anniversario, Capodistria ha approvato il decreto sugli antichi toponimi. Allora, questo ed altro ancora, parleremo anche delle iniziative sulla ricorrenza delle foibe, quindi vi aspetto alle 45 subito dopo Spazio Aperto. Linea ora ritorna nuovamente ad Antonella Intronò e Ugo Lombardi. A voi. Grazie Massimo, io ringrazio la regia Ugo Moreno. Ciao Ugo. Grazie a voi. Mannaggia, stasera abbiamo avuto qualche problema con padre Alex Zanotelli. Io adesso lo richiamerò, speriamo di poterlo recuperare per il prossimo mercoledì, perché comunque è importante ascoltare anche la sua voce. Intanto vi ringrazio, amici ascoltatori, per averci seguiti anche questo pomeriggio e vi auguro buona serata. Arrivederci.